L'esibizione in Piazza del Duomo di sbandieratori in costume d'epoca al mattino, quella della Compagnia dell'Orso, al pomeriggio quella dei Quattro Rioni del Palio di Pesce, ha chiuso la terza edizione del Festival del Turismo Medievale, organizzato dall'Associazione Musiche, Luoghi del Medioevo, in collaborazione con comuni di Pistoia, Pesce e Serravalle Pistoiese. L'idea del festival è stata di proporre un evento che si collegasse al ricco patrimonio storico e artistico del territorio, proponendo questo patrimonio in chiave di promozione e attrazione turistica. Quest'anno l'iniziativa si è svolta secondo una nuova formula rispetto al passato, con l'allestimento di un villaggio medievale realizzato nella corte di Palazzo di Giano nei tre giorni di durata del festival, da venerdì a domenica. Gli altri due comuni interessati, cioè Pesce e Serravalle Pistoiese, invece hanno ospitato le due giornate dedicate a tour operator con incontri e workshop. Lo scopo della manifestazione, oltre a offrire, come è stato in Piazza del Duomo per la chiusura, un'occasione di intrattenimento a cittadini e ospiti della città, è stata anche contribuire a definire un nuovo prodotto turistico denominato Medieval Italy, al quale si lavora in diverse realtà del paese con l'intento di proporsi come nuova destinazione per la progettazione di tour che focalizzino esperienze di approfondimento storico. In questo ambito, il villaggio realizzato a Palazzo di Giano ha proposto, a entrata libera, rappresentazioni di diverse attività artigianali che caratterizzavano l'epoca per comporre un vero e proprio mercato medievale, che si è avvalso anche di banchi didattici dedicati a illustrare usi e costumi del 1300, con spazi che sono andati dalla musica alla cosmesi, ricostruendo botteghe del tempo in attività che hanno spaziato da quella dello scalpellino a quella del ceramista. È un impegno che si propone per il terzo anno, è un momento particolare per Pistoia e il territorio. Quest'anno è ancora più forte il legame che con Serravalle e con Pesce, e per noi questo ha un senso di crescita, perché gli eventi, qualsiasi di natura siano, diventano ancora più forti e più radicati quando riescono a mettere in sinergia tante risorse. Qui Pistoia ne ha molte, Pesce altrettanto, Serravalle altrettanto. Le energie degli organizzatori del Festival del Turismo Medievale si sono profuse e coordinate con quelle dell'amministrazione, e questo è sicuramente un segno positivo che traghetterà l'evento anche negli anni a venire.